Anticipazioni un posto al sole. Il nuovo interesse amoroso di Bice Cerruti è Alberto Palladini. In Guido riaffiora un trauma irrisolto. Improbabili attrazioni nei prossimi appuntamenti ottobrini. Bice, determinata a vendicarsi del fedifrago Sergio Massaro, si appellerà all'avvocato Palladini per avere supporto legale. Fin qui nulla di strano, se non fosse che ne resterà scottata. Affascinata dai suoi modi gentili, inizierà a flirtare spudoratamente con lui, dando inizio ad una trama che avrà dei risvolti a dir poco comici. Tutto comincerà quando la donna spiegherà all'amica Mariella di aver incontrato un legale bellissimo per discutere con lui delle clausole connesse alla separazione. Racconterà di essere rimasta letteralmente ammaliata dal suo fascino e di averlo trovato anche interessato. Ma c'è dell'altro. La sorella di Sasà proporrà all'Altieri di provarci anche lei con il suddetto avvocato, fermamente convinta che gli uomini siano tutti traditori e che meritino di essere traditi a loro volta. Ovviamente, la proposta di Bice non piacerà alla vigilessa, che ne resterà sconvolta, soprattutto quando scoprirà l'identità del legale. Le rammenterà, inoltre, di essere sposata con Guido e di non avere alcuna intenzione di mancargli di rispetto. Bice le ricorderà che è stato Sergio a tradirla e non lei. La ferita brucia ancora, è giusto che lo ripaghi con la stessa moneta. Inoltre, non esiterà a sottolineare di essere certa di una cosa: anche il Delbue, in fondo, è un infedele. Mariella, imbarazzata, tenterà di cambiare argomento. Poi, specificherà che il marito non ha infranto le promesse nuziali, realmente, ma solo in maniera virtuale. Alla fine, Bice proverà ad abbandonare l'idea del divorzio e proporrà a Sergio un accordo che, l'uomo, però non ne vorrà sapere di accettare. Infatti, confiderà a Guido di sentirsi totalmente rinato adesso che ha trovato il coraggio di allontanarsi dalla diabolica consorte. Aggiungerà di essere felicemente single e di non avere alcuna intenzione di essere perdonato da Bice. Come proseguirà questa vicenda? Intanto, vi annunciamo che Alberto continuerà a sedurre Diana, diventando addirittura molesto, mentre Guido non riuscirà a tollerare i modi in cui Bice è solita trattare il figlio Jerry. E in lui si riaccenderanno ricordi molto dolorosi. Insomma, ad un certo punto, questa vicenda assumerà sfumature per nulla comedi. Anticipazioni un posto al sole. Per Marina i problemi non sono affatto finiti. E Lara è pronta a vendicarsi. Con la disfatta di Lara, i problemi per Marina e Roberto non termineranno affatto. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ida, la mamma naturale di Tommaso, diventerà la nuova antagonista della Giordano. Nei nuovi episodi trasmessi da Rai 3, Roberto riuscirà a rintracciare la donna aiutato dalla Martinelli. Ferri, così, riporterà a casa il piccolo Tommy a cui si è molto affezionato. E farà alla giovane polacca una proposta che la metterà letteralmente con le spalle al muro. La trama è top secret. Secondo voci circolanti sul web, Roberto le garantirà che non la denuncerà se non si opporrà all'adozione del piccolo, che verrà cresciuto da lui e dalla Giordano. E ci chiediamo: Ida soddisferà la sua proposta? Marina, intanto, sarà divorata da forti dubbi. La donna pregherà Ferri di denunciare la mamma di Tommy, complice di Lara fin dall'inizio. Ammetterà di non fidarsi di lei e di trovarla subdola e ambigua. Gli incubi, dunque, per la nostra manager, non sono affatto finiti e i nuovi appuntamenti confermano che non potrà tirare un sospiro di sollievo con l'allontanamento di Lara. In queste ore, inoltre, sta facendo molto discutere una foto apparsa sui social che ritrae gran parte dei protagonisti di questa appassionante vicenda tutti insieme. Nello scatto in questione, si nota non solo la presenza dell'attrice di Ida, ovvero della bravissima Marta Anna Boruzinska, ma anche quella di Chiara Conti, che presta il volto alla Martinelli. Se per la vera mamma di Tommy era più che prevedibile una lunga permanenza nel cast, risulta parecchio curiosa quella di Lara. Perché non è ancora sparita dalla vita di Ferri? Poche sere fa, in una sequenza molto controversa per la sua natura aggressiva e violenta, Roberto ha messo fine al suo rapporto con lei arrivando a stringerle le mani al collo. Per molti fans, Lara potrebbe arrivare a denunciare il suo ex. Per altri telespettatori, la Dark Lady potrebbe accordarsi, ancora una volta, con Ida. Ma ancora. In estate, uno stralcio di un copione di Un posto al sole pubblicato da Nina Soldano sui social ha lasciato tutti basiti.
L'interprete di Marina ha lasciato velatamente intuire che una delle prossime scene riguardanti questa vicenda avrà una location molto particolare. Sarà cioè ambientata in carcere. Chi finirà dietro alle sbarre? Marina si recherà in prigione per andare a trovare qualcuno? O sarà lei stessa ad essere condannata per qualche crimine? Ma ancora. Presto Ida, plagiata da Lara, proverà nuovamente a fuggire. Questa volta, però, verrà intercettata dalla Giordano che, risvegliando in lei un ricordo molto doloroso, la convincerà a restare. La Martinelli, a questo punto, caccerà il suo lato peggiore. E dopo aver preso il nuovo piano dell'antagonista per tenere a bada Ida, prenderà una drastica decisione: vendicarsi di lei a tutti i costi. Insomma, questa storyline ha ancora tanto da offrire. Anticipazioni Un posto al sole. Il lato oscuro di Riccardo Crovi, parla l'attore Mauro Racanati che lo interpreta. E prima di concludere, soffermiamoci sul personaggio di Riccardo Crovi, interpretato da Mauro Racanati. Di recente, il valente dottore è finito al centro della trama per via della proposta di matrimonio che ha avanzato alla sua fidanzata Rossella dopo la splendida vacanza trascorsa a Lisbona. La giovane, pur avendo risposto di sì, non sembra per niente convinta, per via del recente momento di passione vissuto con il suo amico Nunzio. Se il dottore venisse a conoscenza del tradimento, di certo tentennerebbe nello sposare la Graziani. Riccardo, come precisato dal suo interprete, si porta un grande dolore nel cuore: la sua ex moglie Virginia lo ha tradito con suo fratello. Riccardo ha chiaramente subito un trauma che non ha mai superato. E, forse, a detta dell'attore, c'è anche dell'altro. In altre parole, gli strani atteggiamenti del dottore non sarebbero solo legati all'infedeltà della moglie e al tradimento del fratello, ma ci sarebbe anche un altro aspetto, oscuro. Esso emergerà, pian piano, nel corso delle puntate autunnali, invernali. Per Mauro Racanati, Crovi è una sorta di mistero, un cantiere aperto straordinario. Negli ultimi tempi, sta cercando di umanizzarlo per farlo arrivare alla gente. E questo, con tutte le sue fragilità e debolezze. Ciò che gli augura è di sciogliere tutti i nodi. E un uomo che ha bisogno di stare con qualcuno che lo ami profondamente e che lo comprenda, al di là delle circostanze e degli eventi. Quanto ad Un posto al sole, per Mauro è come una palestra straordinaria di recitazione e scrittura. Ritornando al lato buio di Riccardo, non perdetevi le nuove anteprime. Il fatidico, sì, per il dottore e Rossella è vicinissimo. La nostra Graziani sposerà davvero il suo compagno? O la verità sul tradimento rimetterà tutto in discussione lasciando emergere anche l'oscuro segreto di Crovi? Anticipazioni Un posto al sole. Il disperato appello di Rosa a Viola. Ci aspetta una settimana davvero intensa. La storyline riguardante il piano di Damiano ed Eugenio per fermare l'ascesa del clan Sabbiese arriverà ad un importantissimo punto di svolta. Rosa, dopo aver scoperto che l'ex marito sta lavorando come infiltrato, vivrà dei momenti di forte agitazione. Disperata, racconterà tutto a Viola, arrivando a chiederle di recarsi dal Renda per farlo desistere. Intanto il poliziotto agirà in maniera sempre più avventata, compiendo delle azioni che lo metteranno in serio pericolo. A questo punto per Viola non ci sarà altra scelta. Vedremo che si recherà prontamente dal poliziotto. Poi, dopo avergli parlato, lo bacerà con passione. Damiano ricambierà felice, dimostrando di amarla. Altri spoiler indicano che, ad un certo punto, anche la vita delle due giovani donne sarà sul filo del rasoio. Ma ancora. Dopo i toni drammatici di inizio settimana, la Picariello, nonostante il disappunto di Otello, si accingerà ad occupare temporaneamente la portineria in assenza di Raffaele Giordano. Quest'ultimo, infatti, insieme ad Ornella, partirà alla volta di Barcellona per far visita a Patrizio. A proposito del testa, Otello, nelle prossime puntate, in occasione della festa dei nonni, ci apparirà più lamentoso del solito. E non farà altro che lagnarsi del fatto che i suoi nipoti si siano dimenticati di lui. Nella faccenda coinvolgerà anche Renato. Ben presto, però, l'ex vigile e il Poggi dovranno ricredersi. Non sappiamo ancora bene cosa accadrà, ma quel che è certo è che riceveranno una dimostrazione di grande affetto e stima dai loro cari.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.